Ciao a tutti amici di Slow Wine, oggi siamo alle Fraghe insieme a Matilde Poggi. Ciao Matilde! Ciao Corinna! Insieme a Matilde oggi esploreremo qualcosa di più su che cosa vuol dire vinificare in modo biologico. Eccoci Matilde, allora tu hai cominciato il tuo cammino di vignaiola non come vignaiola biologica ma convenzionale, come si suol dire, no? Allora volevo chiederti un po' che cosa per te è cambiato nel momento in cui hai deciso di fare la conversione biologica proprio in cantina. Che pratiche di cantina sono cambiate, quali sono state le difficoltà, quali invece i vantaggi secondo te? Sì, allora la certificazione biologica io ce l'ho dal 2009 in Campania. In realtà la legge del vino biologico è arrivata solo dal 2012, per cui la parte di certificazione relativa alla cantina è dal 2012. E le cose principali, devo dire che il cambio più importante forse ce l'hai quando entri in certificazione in vigneto, perché comunque devi anche entrare, anche questa parte anche documentale è una parte importante, cioè il sistema della certificazione è un sistema impegnativo. Poi in realtà in cantina vinificare le uve bio è molto facile, perché già l'uva bio è un'uva che è molto più semplice da vinificare. Io ho visto il primo anno, non ho mai avuto resti fermentativi, abbiamo cominciato a lavorare cose che già stavamo sperimentando prima, quindi con fermentazioni spontanee sui vini rossi e con fermentazioni con il piede cuva, invece se sempre fatto con le sue uve, con il col bianco, quindi con la garganica e col chiaretto. E ho visto arresti fermentativi che in passato avevo avuto usando anche i lieviti, invece qui non li ho mai avuti. Sono fermentazioni che vanno molto più lente, non così tumultuose, non così energiche come sono normalmente quando ci si mette i lieviti, che invece il lievito è proprio fatto apposta anche per velocizzare, per eliminare tutti i problemi. E quindi io ho trovato tutto molto più semplice, e probabilmente l'uva è anche un'uva che, non avendo null'altro dentro, perché i prodotti biologici che si usano, rame e zolfo, sono prodotti di contatto che non entrano nella linfa, per cui nel grappolo non c'è più niente quando tu vai a vinificare. E io ho trovato tutto molto semplice. Poi anche abbiamo delle limitazioni per quanto riguarda l'utilizzo della solforosa, però comunque sono dei limiti ancora molto alti, soprattutto per la fascia dove siamo noi, quindi la fascia dell'Italia, la zona dove siamo noi, ci sono limiti di solforosa ancora molto elevati, per cui non ho mai trovato veramente nessuna difficoltà. E forse il mio auspicio è che anzi forse si riveda anche un po' questa legislazione del bio, anche per quanto riguarda la cantina. Sono ancora permessi degli interventi che secondo me sono molto invasivi, per esempio l'utilizzo degli ioni negli scambiatori, insomma per fare per un po' anche stabilizzare il vino. Quindi secondo me forse bisognerebbe anche un po' intervenire per ridurre ancora un po' di più quello che è permesso. Però per quanto mi riguarda veramente non ho mai avuto alcuna difficoltà ad attenermi quello che è il disciplinare del bio. Grazie mille. Grazie a te.